Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questa nuovissima serie su Spyro o Spyro, dipende da come uno lo vuole pronunciare, The Dragon, ragazzi. Si tratta del primissimo, appunto, gioco dedicato al nostro carissimo draghetto Viola. Vi ho appunto chiesto nel vlog di sabato scorso se avrebbe potuto interessarvi un po' di retro gaming e diversi di voi hanno accolto con grande entusiasmo questa cosa. Io ringrazio come sempre davvero sentitamente il mio amico Christian, che mi ha aiutato veramente tantissimo a far sì che l'emulatore funzionasse, che mi ha passato appunto i giochi, le ROM, perché io non riuscivo, ragazzi, a trovarle, a scaricarle, per cui grazie mille Christian. E anzi è solo merito tuo se queste serie avranno luogo, per cui ragazzi mi raccomando, facciamo un bel applauso nei commenti a Christian. Perché ragazzi ho scelto Spyro? Perché vi dirò proprio sinceramente che io durante la mia infanzia ho giocato soltanto al terzo Spyro, per cui il primo e il secondo non li conosco, non li ho mai giocati, e quindi mi sembrava il caso, ragazzi, di cominciare dal primo. Ho scelto Spyro, non so come caspiterina pronunciarlo. Ho scelto Spyro, ragazzi, perché credo sia comunque uno dei giochi comunque più amati da ognuno di noi. Però, ragazzi, per il resto ho anche altri giochi che funzionano sull'emulatore, quindi magari vedremo più avanti se giocarne anche altri. Intanto incominciamo con questo, sperando che ovviamente, ragazzi, sia di vostro gradimento e che seguirete con grande entusiasmo questa serie. Per cui andiamo ad incominciare una nuova partita. Selezioniamo lo slot per la memory card e vediamo un pochettino che cosa ci aspetta nella terra dei dragoni. Quindi manco dei draghi, dei dragoni, sono proprio grossi sti draghi. Motore! Cosa? Oh, che pace qui nei cinque mondi. Oh, sono sei. Da un po' di tempo. Guardatelo là. Per l'età di un drago. Ora abbiamo 12.000 tesori, o sono 14.000. Ammazza. Può dirci qualcosa su questo nasty Nork? Pare che abbia scoperto un incantesimo per trasformare i diamanti in guerrieri. Risponderò io. Ammazza, Nork è una creatura semplice. Semplice? È confinato in un mondo remoto e non rappresenta certo una minaccia per il regno dei draghi. Cosa? E inoltre, è brutto. Ah, brutto? Beh. Questa poi. Sembra che ci sia bisogno del mio intervento. Ecco, interviene lui da solo, dice c'è bisogno che io intervenga. Forse è stato l'unico a non essere trasformato, probabilmente perché è così piccolo, manco l'ha visto probabilmente. L'avventura comincia. Perfetto ragazzi, siamo già in gioco. Ok, si devono usare per forza i tasti direzionali, quindi la levetta analogica in questi casi non funziona. Ok, wow, abbiamo salvato il primo drago così, proprio semplicissimamente. Nestor. Grazie per avermi liberato, Spyro. Libera 10 draghi nel mondo dell'artigiano e poi trova la mongolfiera. Ti trasporterà nel prossimo mondo. E Nasty Nork? Io stavo cercando lui. Trova i draghi. È tutto ciò che posso dirti. Ok, cioè la storia, ragazzi, di base è estremamente semplice. Nel senso che siccome il drago ha insultato sto mostro schifoso, allora lui si è arrabbiato, ha detto ma se adesso io vi trasformo tutti in diamanti. E quindi la storia è questa, nel senso che adesso dobbiamo liberare i nostri amici draghi e per di più andare a cercare questo benedetto nemico. Che mi dice la fatina? Ah, ok, quindi da ogni fatina possiamo anche salvare la partita. Perfetto, buono a sapersi. Wow, siamo in game, ragazzi. Ah, ok, la telecamera si sposta con L2R2. Madonna, ragazzi, com'è ritornare ai tempi. Sarà difficile, muoversi qua intorno senza tutte le comodità. Ah, ok, con questo si carica, perfetto. Via, bam. E via, ti prenderò. Anche se continui a girare intorno, a pezzo di merda. Aia. Oh, ma dove va? Oddio, no, raga, cioè, con la telecamera, con i tasti di dietro non ce la posso fare. Oddio, sarà difficilissimo. Sarà veramente complicato riuscire ad ambientarsi. Ecco, continuo tra l'altro a premere il tasto sbagliato per girare. Mi devo un attimo ambientare, insomma, ci devo un attimo riprendere la mano.
E non sarà facile. Assolutamente non sarà facile. Allora, intanto cerchiamo di arrivare qua sopra per prendere pure questi altri due diamanti. Ok, ecco fatto. Il nostro fedelissimo Sparks raccoglie le gemme per noi. Ok, col cerchio. Perfetto, spariamo la fiamma. Che fai? Te ne vai? Oh, vieni qua. E mori. Ma che cazzo? Prendi, prendi i diamanti. Ok, sconfitto, perfetto. Ok, come vi dicevo ragazzi, ci devo riprendere un attimo la mano. Caro drago Delbin, Delbin. Dov'è Nasty Nork? Lo arrostirò. Frena il tuo ardore, Spiro. Hai molto da imparare prima. Lo sai cosa fa la libellula che ti segue girando d'intorno? Già lo sappiamo. Si chiama Sparks e viene con te per aiutarti e proteggerti. Tienila d'occhio e capirai cosa voglio dire. Certamente, caro Delbin. Certamente, certamente. Ok, la fatina, come sempre. Direi che per ora non salviamo la partita, perché credo sia assolutamente inutile. Ah, ok, quindi... Ok, attenzione, perché Spyro in acqua ovviamente non ci può andare. Ok, perché dovrei venire fino a qua? Questo non c'è dato saperlo. Perfetto, andiamo. Ovviamente, ragazzi, suppongo che anche diversi di voi, come me, utilizzavano la carica per andare più veloci. Aia, 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 aia. Tranne quando si sbatteva la capoccia contro il muro. State fermo! Oh, perfetto, allora... Io non so se... Ma che cazzo... Che è sta roba? What the fuck? Ah, una vita! Grande! Perfetto. Ci piace, ci piace. Allora. Quindi dobbiamo prima trovare i draghi qua. Ah no, comunque possiamo andare anche negli altri livelli già. Perfetto. Ma voglio dire, comunque un attimo prima di guardarci intorno qua, perché ci sono strade che non ancora ho visitato e che ovviamente racchiuderanno i nostri carissimi amici draghi. Per cui prendiamo le gemme. Non ce ne facciamo sfuggire anche manco una. E qua c'è la mongolfiera, che però dovremo prendere alla fine di tutta sta zona, mi sembra di aver capito. Per cui dobbiamo trovare 10 draghi, ha detto. Noi quanti ne abbiamo trovati fino a mo... Ah, oh, con L1 fa... Wow, la schivata. La schivata di lato. Ma stai avanti, Spyro, stai avanti. Ti prenderò, ecco. Non si è manco spostato. Non ci ha manco provato a spostarsi. Ah, brutto sfigato che non sei altro. Allora, ecco qua un altro drago. Perfetto. Bam. Oh, ma che cazzo. Ah, gli devo dare una capocciata. Thomas, un nome un po' più semplice. Spiro, per planare premi due volte il pulsante salto e non avere paura. Paura? E di che cosa? Beh, cadere da un'altissima montagna, precipitare su ghiacciai preistorici. Ah, tutto qui? Ah, tutto qui? Semplicissimo, semplicissimo. Ok, abbiamo trovato soltanto 3 draghi fino ad ora. Per cui ne dobbiamo trovare altri 7. Allora, guardiamoci un po' intorno e vediamo dove possiamo arrivare. Allora, qua sopra non ci arriveremo di certo da qua. Per cui, me butto e ti prenderò. Prenderò tutte le tue gemme, schifoso. Ecco, è qua. Oh, non ancora è morto. Ma muori. Oh, bravo, i tesori sono miei. Tutti miei. I tesori sono miei. Bellissimi tesori. Bellissima gemma, gemma, gemma. Ok, non ce ne perdiamo manco una. Bene, bene, bene. Allora, suppongo che però mo ci vuole gli altri draghi. E che cazzo, se cominciamo così a cadere da altezze così minime, siamo proprio nella cosiddetta cacapupù. Allora, che gli altri draghi, ragazzi, che ci rimangono da prendere siano nei livelli, nei vari livelli che sono qua intorno. Per cui fatemi vedere se entro qua. Ah, mi porta fino a sopra. Ma che bel volo! Allora, io direi... Non ci posso credere. Allora, è che... È difficile, ragazzi, avere a che fare con meccaniche così vecchie. Veramente, purtroppo. È bruttissimo a dirsi, ma è così. Poi, tra l'altro, usa i tasti direzionali. Allora, perfetto. Io direi, allora, di buttarci direttamente dentro Town Square. Wee! Andiamo!
E chi c'è qua? Direttamente in Town Square. E in Town Square puoi arrostire tutti i polli che vuoi. Ammazza. Oh, prendi la farfalla. Prendi la farfalla. Non ne mangi più di farfalle? No, a quanto pare no. Ah, perché è vero, il colore di Sparks indicava la salute di Spyro, se non erro. E le farfalle servono a rigenerare questa salute. Almeno credo, se non mi ricordo tanto male. Perfetto. Allora, questi adesso mi sa non possiamo aprirli. Servono... Ah, sì che possiamo. Direttamente così. Semplicissimo, pensavo ci servissero delle... Non lo so, degli attacchi più speciali. Niels! Benvenuto a Town Square, Spiro. Comincia l'esplorazione con una planata fino laggiù, dove ci sono i tori. Usa i pulsanti L2 e R2 per vedere meglio. Certo, dovrebbe essere, diciamo, una sorta di tutorial, tra virgolette, tutta sta zona. Però già questo già l'avevamo scoperto, insomma. Allora, qua non ci posso andare, però. No, infatti, da qua non ci posso salire. Visto che ci siamo, direi di salvare la partita. Ok, per cui adesso non dobbiamo fare altro che planare di qua, op, contro i tori. Pensavate di farmela? C'ho la testa più dura della vostra, cari miei toretti. Perfetto, allora, eliminati i tori, vediamo un pochettino cosa abbiamo qua intorno. Casse, gemme. E andremo su di qua. Semplicissimo. E questa cassa gigantesca, quale tesoro mai chiuderà, racchiuderà? Oh, ah, ok, sì. Qua devo colpire e saltare. E voilà, la gemma blu vale 5. Benissimo, ma adesso ok, andiamo di qua, ragazzi. Whee! Grazie alla nostra fantastica planata. Guarda che t'ho visto, zio. Ah, pensavi che non t'avessi visto, eh? Povero stolto. Perfetto. Voilà. Altro drago. Javelin. C'è sempre una L di mezzo. Ah, grazie, Spiro. Avevo un prurito pazzesco alla punta dell'ala. A proposito, sapevi che puoi planare più a lungo se premi il pulsante X quando ti trovi nel punto più alto del salto? Ok, perfetto. Grazie per avermi informato, Javelin. Grazie davvero, davvero, davvero. Ah, ok, vabbè. Io direi ogni volta di salvare, ma tanto, cioè, può servire probabilmente magari più di quello che credo. Ok, vediamo un po'. Qua c'è un torero stile rana, inseguito da un toro, e io inseguirò tutti e due voi. Ah, no, l'ho mancato. Toro, 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 toro. Vai, che cavolo. Oh, l'altro l'avevo preso. Sì, mi sa proprio di sì. Riconosco quello sbeffeggiamento. No! È il ladro di uova. Oddio, ma le uova c'erano nel terzo, quindi sarà un ladro di gemme probabilmente in questo caso. Chi, ragazzi, non ha odiato a morte quei maledetti ladri puzzolenti? Ti prenderò, e quando ti prenderò ti arrostirò le chiappe, poi vedrai. Allora, andiamo qua su, arrostiamo un po' di poli, ragazzi. Ecco qua. È un po' brutta detto così, però va bene lo stesso. Oh, tori, 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 torero, 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 che si fa infuocare così semplicemente senza troppo sbatti. Perfetto, allora, questo ha... che cos'è questo? Ritorna a casa. Ah, ok, no, non possiamo ancora. Ma a fine livello ci informerà tipo sui draghi che abbiamo preso? Non lo so, non sono sicura. Ok, tac. Alvar, vedete? Un altro nome con la L. Spiro, hai visto correre qui attorno un uomo vestito di blu? È un ladro. Ha rubato un uovo di drago. Ah. Devi trovarlo e prendergli l'uovo. Corri, corri. Oh, te sfiata per... Non te posso portare all'ospedale, capito? Cioè, è pericoloso se ti sfiati così. Allora, ci deve essere pure un modo per arrivare qua sopra, ragazzi. Aspettate, non posso saltare qua. Che cavolo. No, perché lì sopra ce n'è un altro, ragazzi. Ma io qua non ci arrivo adesso manco se me sparo, insomma. Di sicuro mi sta sfuggendo qualcosa. Perché, ragazzi, si sa, sti giochi sono pieni di...
tipo scorciatoie, passaggi segreti. Ecco, probabilmente se mi lancio da qua sopra posso arrivare in planata fino a lì. Però devo un attimo calcolare bene la cosa. Vediamo un attimo se sono capace di fare una cosa del genere. Ho i miei grossi dubbi. Voilà! Oh, ce l'ho fatta! Adesso non ci... resta che acchiappare questo figlio di una grandissima zozza! Ah, avevo detto che avrei arrostito le chiappe, ma te le ho incornate. Dai, va bene lo stesso, ci piace lo stesso. Ecco qua, recuperato un uovo di drago. Quindi c'è il ladro di uova anche in questo caso, anche in questo gioco. Io pensavo ci fosse soltanto nel terzo. Perché nel terzo, se non sbaglio, l'obiettivo era quello di recuperare uova di drago, quindi non i draghi. Ok, allora, vediamo dove ci porta questa strada. Da tante bellissime gemme. Tante bellissime gemme. Dobbiamo fare attenzione, ragazzi, pure a non cadere, perché questo ci manca. Ok, rotti i bauli. Andiamo di qua e saltiamo con molta attenzione, ragazzi, perché in questi casi non ci vuole niente a cadere sotto. Ecco qua. Ok, opla. Ah, ok, pensavo ci fosse un buco. Tac, tac, tac. Gemme, gemme, gemme. Ma quante belle gemme. Stavo per cadere di sotto. Aiuto. Ecco là l'altro drago, ragazzi. E vai. Penso che quello sia l'ultimo. Per cui se dovessi riuscire ad arrivare lì, e vai, dovrei aver completato il livello, credo. Ok, queste dorate valgono 10. Infatti mi ricordavo. Perfetto, ecco qua. Qua c'erano quelle più preziose. E questa cosa qua, questa cosa gira. Ah, ok, esplode, perfetto. Ok, l'ultimo drago. Yeah! Thor! Grazie per avermi liberato. C'era quello che c'aveva il nome più figo fino a mo' e l'hanno fatto vecchio e malandato. Ma che cazzo! I nomi li avete scelti proprio alla cazzo dei cani, lasciatevelo dire. Ok, partita salvata. Adesso io penso proprio, ragazzi, che possiamo tornare a casa. E vai! Penso ci informerà. Non so se ci sarà un modo, ragazzi, per vedere tipo ogni livello quanti draghi aveva. Ci dovrebbe stare. Però sicura di sì, che strano. Inventario. Ok, Town Square, vedete, ragazzi, qui c'è la possibilità, per fortuna, di vedere quanti draghi ci sono e quante gemme ha il livello. E per fortuna il primo livello sono riuscita, ragazzi, a completarlo al massimo. Allora, qua a casa mancano diverse gemme e manca un drago. Dove sarà mai il drago che manca? Allora, le gemme, qua per esempio ce n'è una. Cioè c'è un baule. E di sicuro dall'altra parte ce n'erano altre. Infatti c'erano altre gemme, per cui, visto che ci siamo... Ah, ma tu sei ancora qua. Che cazzo? Cos'era quella roba che ha rilasciato? Oh, ma cos'è sta roba? Ma che cazzo? Non so cos'è sta roba, ragazzi. Ste sfere, che sono? Boh, vabbè, intanto le ho prese. Torniamo di sopra. Andiamo a prendere le altre gemme dall'altra parte. Proprio di qua. Sì, la telecamera non gira. Io adesso cadrò malissimo. Ok. Chi c'è qua? Tac, tac. E ta... Oh! Oh no! Cazzaro la pupazza! Ho premuto X una volta di troppo. Ok, di nuovo. Con calma stavolta. Ecco qua. E ecco qua. Opla! Perfetto. Ok, adesso direi che qua abbiamo finito. Per cui dobbiamo tornare dall'altra parte a tutta velocità! Woohoo! Allora, vediamo un po'. Qua c'è un livello. Però fatemi vedere un attimo qua intorno che cosa abbiamo che mi sta sfuggendo. L'ultimo drago è proprio qua, ragazzi. Perfetto. Che prendiamo a capocciate tutto il mondo. Tutto il mondo, tutto il mondo. Ok, amico. Le pecore. Oh, povere pecore. Perfetto. Argus. Anche questo sembra un nome imponente. Grande quel lampo. Fallo ancora. Il capo degli artigiani si trova dopo il portone dietro di me. Puoi affrontarlo subito se pensi di essere pronto. Ah, è un boss? Una sorta di boss? Io direi di no, io direi prima di... Ammazza, che figata sto portale, oh! Io direi prima di completare pure gli altri livelli, magari, e dopodiché andare dal boss. Cioè, buttarci adesso dal boss non ha molto senso, secondo me. Per cui torniamo un attimo da qua, vediamo un pochettino. Allora, qua c'è un livello. Qua ci sono due scemi che li ho presi in pieno. Dopodiché
Qua nel labirinto già c'ero stata, se non sbaglio. Però c'è un livello qui, per cui direi di andare, ragazzi, all'antro nero. Paura, paura, paura. Perfetto. Eccoci qua. La musica sembra carina, ma c'ha un non so che di pauroso. Oh, questo c'ha lo scudo, ma io ti colpisco lo stesso. Attenzione alle rane, che sono brutte come la peste. Non so perché le hanno fatte così brutte. Sì, amico, sì, non ce la farò mai a colpirlo. Oddio, Gesù. Ok, perfetto. Allora, mi piacerebbe sapere quante cose dobbiamo prendere qua. Allora, 100 gemme e 3 draghi. Perfetto, li troverò tutti quanti. Non vi credete che io sia così stupida. Certo che sono stupida, ma non fino a sto punto. Allora, intanto cominciamo a guardarci intorno. Ammazza come sei grosso. Che gli faccio a questo? Oh, lo devo prendere da dietro, credo. Ok, detto così è bruttissimo, ragazzi, ma non fa niente. Ammazza che panza, oh. Ammazza e panzata. Ma che gli faccio a questo, raga? No, sul serio, che gli faccio? Lo devo prendere da dietro. Non lo so, non lo so, forse lo devo far arrivare fino a qua. Di corsa! No, forse lo devo colpire col fuoco. Aspettate, no, ma fino a quando non colpisco questo qua non me ne vado, Me lo vedrà un attimo di fiducia. Perché fino a quando non lo colpisco io non mi muovo da qua. Ok. Sì, perfetto, infatti, era così. Con la fiammata. Il punto è che dobbiamo colpire tutti quanti i nemici, ragazzi, credo, per poter prendere tutte quante le gemme. Per cui, volere o non volere, dobbiamo comunque colpirli. Perfetto, ecco fatto. Bam! Allora, oh, qua c'è il primo drago. Perfetto. Di qua c'è qualcos'altro, sembrerebbe di no. Eccoci qua, amico. Oswin. Sarà giovane e forte? Spiro, vuoi sapere un segreto? Sì. Usa il pulsante a triangolo per vedere le cose da vicino e guardarti in giro. Ah. Il tuo segreto è in buone mani. Che gran bel segreto. Direi bellissimo. Ok, quindi abbiamo la possibilità pure, ragazzi, di guardare, diciamo, più o meno in prima persona, diciamo così. Aspettate, prima di salvare prenderò pure queste altre. Oh, c'è una chiave. Wow, grande. Non mi ricordavo si potessero prendere pure le chiavi. Wow, gemme. Le prenderò tutte quante prima di salvare. Ok, spero di aver preso tutto qua. Ragazzi, è veramente difficile muoversi quei tasti direzionali. Cioè, perlomeno dopo aver usufruito della comodità della levetta analogica per così tanti anni, ritornare alla levetta, ritornare ai tasti direzionali, direi che è abbastanza faticoso. Allora, perfetto. Allora, qua abbiamo preso tutto e questa cosa ci piace. Prendiamo pure a testate i gradini, perché ci piace pure quello. Opla, vabbè, ma che tempismo di merda, giocherina. Vabbè, ma che tempismo di merda. Vabbè, basta. Allora, lasciamo perdere così e vediamo un pochettino. Allora, se di qua mi è sfuggito qualcosa, a parte la rana deforme. Ok, infatti le gemme qua sopra erano sfuggite. Ma qua non ci arrivo così. Ah, da qua? Perfetto, c'è un gradino più in basso. Perché tanto complicarsi la vita, non capisco. E ok, allora, questa si apre con la chiave, giustamente, che abbiamo raccolto un attimo fa. Culo ha voluto. Whee! La gioia delle gemme. Allora, non so se andare prima del là o prima del qua. Andiamo prima del là, andiamo prima del là. Prima del qua, ammazza che esercito che c'è sta qua. Beh, sbalanzo tutti quanti, non vi credete di farmi paura, aiuto. Minchia, questo qua mi schiaccia la grandissima. Oh, qua ci sono dei falò, dei falò stile Dark Souls. Da, ma se è così semplice farti fuori, bastata una fiammella, l'hanno fatto tanto grande e grosso. Vabbè, dai, per noi va benissimo lo stesso così. Allora, saliamo i gradini. Uno a uno. E via, voi, via. Allora, fermi un attimo. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Ok, se io andassi di qua pure. Ah, ecco qua. Mi stavano per sfuggire ste gemme. Perfetto, è anche la vita. Prendi la vita. Ok, per cui non ci resta che tornare di nuovo sui gradini. Te faccio fuori. Ok, questi qua, ragazzi, l'opzione non è
tirarli in cornate, perché la trippa che hanno ovviamente li protegge dalla nostra corna esili. Perfetto. Darius. Non puoi caricare nemici grandi come questo con la clava, ma una scottatina dovrebbe bastare. Infatti, sì. Ci siamo appena resi conto di questo. Ok, abbiamo raccolto 10 draghi, quindi avremo tutti i draghi che ci servono per poter proseguire con la mongolfiera. Però, io non me ne andrò da qui fino a quando non avrò preso tutte le gemme, ragazzi. Allora, questo gameplay voglio farlo così, nel senso, voglio essere un pochettino più perfezionista, come il mio amico Christian, che se non prende tutto non è contento. Anche se non sarà facile per me, vi dirò proprio la verità, ragazzi, perché sapete benissimo che io non sono perfezionista, ma forse proprio per niente. Per cui qua ci manca ancora un drago e ancora delle gemme. Per cui c'è quell'altra zona lì dove non era andata. E fatemi vedere se qua mi sono scordata qualcosa. Allora, qua possiamo tornare a casa poi, tra l'altro, per cui dovremmo tornare qua. E quindi le gemme le lascio, quelle gemme là le lascio per ultime. Le prenderò quando torneremo qua per andarcene, quindi finire il livello. Per cui adesso dobbiamo andare esattamente di là. Per cui dobbiamo salire i gradini. Che cazzo. Ragazzi, le musichette di sti giochi sono la vita. La vita, sono bellissime, meravigliose. Ok, allora tu intanto muori proprio così alla grande. Qua c'è l'ultimo drago. Che cazzo, minchia, come gli ho mancati male, 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 male. Ma proprio male, proprio male. Stai fermo là così, bravissimo. Ok, ci mancano 10 gemme e dovremmo esserci, ragazzi, credo, più o meno. Elban! Oh, sei tu! Non sapevo se saresti riuscito a fuggire da queste fastidiose creature. Un consiglio, l'armatura di metallo è a prova di fuoco, ma con una carica puoi metterla fuori. Certo, caro Elban, già ce ne siamo resi conto. Allora, i draghi li ho trovati tutti. Ci mancavano meno di 10 gemme, per cui non so se con quelle che abbiamo di là, ragazzi, abbiamo completato il tutto. Non lo so. Se ce ne mancherà ancora qualcuna, mi ammazzo, diciamo così, perché non so dove sarebbero le altre. Vediamo un po'. Oh, e vai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora io direi che possiamo tranquillamente tornare a casa. Sì, con un altro livello completato al 100%. Che gran satisfaction. Questo qua, ragazzi, più che altro è il fatto è che questi livelli sono i primi. Per questo magari è così semplice completarli al 100%. Ecco, per cui voi già starete dicendo non catta vittoria, perché non è semplice come sembra. Perché i livelli che saranno più avanti ovviamente saranno più complicati da completare. Questo mi pare ovvio. Qua per esempio mi mancano 2 gemme per completare tutta quanta la casa, per cui devo andarle a cercare. E una volta che le avrò trovate, ragazzi, finirò il video, perché poi la prossima volta potremo direttamente andare a prendere la mongolfiera. Eccole qua. Whee! Le ho trovate. Le ultime 2 gemme. Vai via tu, scemotto. Ma qua non c'è un altro livello, ragazzi? Certo che qua c'è un altro livello. È questo qua. Questo qua non l'ho fatto, per cui la prossima volta faremo la collina pietrosa. E non so se sarà l'ultimo livello di questo mondo, sinceramente. E non lo so, e questo non lo so. Forse queste sfere, perché le sta accumulando, ragazzi, lì vicino al valore del numero di vite, si stanno accumulando. Probabilmente se ne prendo diverse, cioè arrivo ad accumularne un certo numero, magari mi dà un'altra vita. Può essere che sia questo. Ah, qua c'è la mongolfiera. Perfetto, quindi la prossima volta dovremo venire di qua. Ma non so se oltre alla collina pietrosa ci sono altri livelli. Non so se me ne è sfuggito qualcuno. Ok, dai, io direi di salvare la partita, ragazzi. E non voglio appunto far durare troppo questi episodi, onde evitare di annoiarvi. In ogni caso, ragazzi, io spero veramente con tutto il cuore che questa serie potrà essere di vostro gradimento, perché è un gioco comunque molto leggero, molto spensierato, e che io veramente gioco con molto piacere, vi dico la verità, perché è bello poter tornare anche, insomma, ai tempi che hanno riguardato la nostra infanzia. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!